ad una manifestazione per chiedere di estendere a tutti i paesi stranieri il divieto di adozione di bambini russi, già adottato nei confronti degli USA, come ritorsione per la legge Magnitsky, che mette al bando i funzionari russi ritenuti coinvolti nella controversa morte dell'omonimo avvocato anticorruzione in un carcere russo. Tra gli slogan, i bambini hanno bisogno di genitori, non di tombe. Dunque, rimanendo sempre in Russia, il Ministero degli Esteri russo ha espresso preoccupazione per il rapporto dell'autorità USA, che ha definito accidentale la morte di Maxim Kuzmin, il bimbo russo di 3 anni adottato da una coppia texana. Mosca, che ritiene incompleti i risultati dell'autopsia, ha chiesto agli USA di fornire la documentazione utile a far luce sul caso. La diplomazia ha intanto iniziato a muoversi per far tornare in Russia il fratello di Maxim. Veniamo, diciamo, a casa nostra, Venezia. Un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia ha portato all'arresto di 4 persone nell'ambito di una inchiesta per frode fiscale e tangenti, coinvolto nel blitz anche Pier Giorgio Baita, il presidente della Mantovani, una delle più importanti imprese di costruzioni del nord-est. La Mantovani, tra le importanti opere che ha realizzato, annovera anche il passante di Mestre. Si chiama Operazione Shalet, quella che è scattata dopo alcuni mesi di indagini serrate da parte delle Fiamme Gialle dei nuclei di pulizia tributaria di Venezia e Padova, su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia. Le indagini sono focalizzate in una delle opere edili più imponenti che si stanno completando nel nostro paese, il MOSE. Attenzione che su una serie di opere pubbliche realizzate con il sistema Project Financing a livello veneto, di spicco gli arresti nell'operazione resi noti dalla Guardia di Finanza con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'evasione delle imposte mediante emissione e utilizzo di fatture false per Giorgio Baita, presidente della Mantovani S.p.A., Claudia Minutillo, amministratore delegato di Adria Infrastrutture S.p.A., Nicolo Buson, responsabile amministrativo della Mantovani S.p.A. e William Colombelli, presidente della Sammarinese BMC Broker S.r.l., che si è accertato essere una società cartiera. Sono inoltre in corso decine di perquisizioni nei confronti di società del gruppo e di altri indagati, nonché il sequestro preventivo nei confronti degli arrestati di conti correnti, immobili e imbarcazioni per un valore di quasi 8 milioni di euro. Ci spostiamo nel vicino Friuli Venezia Giulia. Ad Atmis, siamo in provincia di Udine, una donna di 42 anni è stata uccisa dal marito dopo un'accesa discussione in casa. L'uomo di 51 anni è stato fermato dai carabinieri, sembra la colpa fosse stata seguita, sembra scusate, che la coppia sia stata seguita dai servizi sociali. La vittima era originaria di Antigua, residente in Italia dal 2002. Abbiamo un'ultima ora, parliamo di un forte maltempo che si è abbattuto nel Giappone. Si registrano 6 morti a causa del maltempo e neve. Infatti, 6 persone sono morte nell'isola di Hokkaido, nel nord del paese, a causa delle pesanti nevicate degli ultimi giorni. Adesso vediamo se abbiamo un'ultima ora, vediamo un attimino di capire. Diamo il tempo qui, altrimenti passiamo al nostro approfondimento. Vediamo un attimo dalla rete se ci arriva dei nostri canali ultima ora. No, vi diamo però un'altra notizia che la riportiamo anche nel nostro sito internet, la nostra testata televisiva pianetaoggi.net. Dunque, siamo a Treviso da Andrea Zanoni, noto ambientalista, deputato al Parlamento europeo. Dunque, Zanoni sostiene la campagna per gli amici che prende il nome di Che mangi oggi? Sta facendo il giro d'Italia, infatti, la campagna dell'associazione vegana, Campagne per gli animali, con sede a Monastiera, in provincia di Treviso. Un bambolotto ridotto a pezzi e confezionato sottovuoto in una vaschetta uguale a quella in cui viene venduta la carne al supermercato, l'eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: la nostra è una società antropocentrica che ci ha abituato alla visione di violenze e crudeltà nei confronti degli animali, esseri senzienti che possono venire
impunemente schiavizzati, torturati, uccisi solo perché non appartenenti alla specie umana. È ora di dire basta. Quindi praticamente Andrea Zanoni sostiene questa associazione importante che si chiama Vegana, campagne per gli animali, con sede a Monastir in provincia di Treviso. C'è da aggiungere che i manifesti dell'associazione Vegana, campagne per gli animali, con sede, ricordiamo, a Monastir, precisamente in via Callatella, sono già apparsi a Pordenone, Torino e Grosseto e presto arriveranno a Firenze, in Lombardia. L'immagine da cui è stata definita shock della campagna Che mangi oggi è quella di una bambola ridotta in pezzi e confezionata sotto vuoto in una vaschetta uguale a quella in cui viene venduta la carne al supermercato, portante su cellophane una etichetta con lo slogan Umano Doc Origine Italia. Si tratta chiaramente di una provocazione per far capire come impresso sul manifesto che gli animali non sono cose, quando li mangi o li sfrutti, mangi qualcuno, non qualcosa, finendo con l'invito a diventare vegani e quindi a non consumare prodotti di origine animali. Dunque, l'eurodeputato Andrea Zanoni, ricordiamo vicepresidente dell'intergruppo per il benessere degli animali al Parlamento europeo, ha affermato quanto segue: condivido pienamente la campagna dell'associazione trevigiana e la appoggio. Mi chiedo come mai le continue e quotidiane pubblicità di corpi di animali smembrati e impacchettati non provocano lo stesso disgusto. Purtroppo si è creato un senso di assuefazione che porta ad accettare un animale fatto a pezzi. Spero che con questa campagna si scuotano le coscienze e si arrivi a capire che anche gli animali, esseri senzienti, soffrono e provano dolore. Deve passare e sta passando il messaggio che si tratta di qualcuno, non di oggetti inanimati. Quindi questo per quanto riguarda questo breve, diciamo così, angolo sulla protezione degli animali, e abbiamo sentito quindi come la pensa Andrea Zanoni, che a volte lo abbiamo anche noi ai nostri microfoni per interviste. A questo punto ritorniamo in studio. Dunque, dopo la breve panoramica delle notizie dal mondo, dall'Italia, dalla nostra zona, veniamo al nostro ospite che vedete inquadrato. Adesso io vedo un attimo di poterlo inquadrare meglio, magari ecco, io esco un attimo dal video. Lui si chiama Fabrizio Zavero, rappresentante del comitato Allagati di Favaro Veneto, siamo in provincia di Venezia, che fin dal 2007, dopo il grande allagamento di gran parte della provincia, si è impegnato a costituire un comitato e cercare di far chiarezza un attimo per capire com'è attualmente la rete, diciamo, la rete idrica per portare le acque piovane in laguna. Intanto saluto Fabrizio, che è qui con noi dopo, diciamo, un grande lavoro, perché so che stai appunto portando avanti una novità molto grande a Mestre Alcandiani. Ecco, se ce ne vuoi parlare è tutto lo spazio che vuoi, intanto io vado a sistemare un problema a te. Grazie agli ascoltatori, grazie all'emittente, grazie a tutti per tenere alta, diciamo, questa la questione idrica e idraulica nel nostro territorio, che abbiamo visto anche di recente, non solo il nostro territorio qui nella nostra regione, ma abbiamo visto in Sicilia come l'acqua può devastare, e in Sicilia, diciamo, dove noi pensavamo ci fosse più deserto che acqua, ecco, tanto per dire come aspetto idraulico. Noi ci siamo impegnati, ma è bene prima anticipare perché ci siamo impegnati e quali sono, diciamo, le grandezze che noi andiamo a parlare, l'importanza di questo aspetto idraulico del nostro territorio. È un bel po' che si parla di allagamenti, sono praticamente 5-6 anni comunque che siamo stati colpiti gravemente. Un po' viene data la colpa al clima che sta cambiando, e noi diciamo sì, soprattutto comunque è stato il modo di costruire, il modo di non tener conto di questo aspetto. Do due cifre per far capire l'importanza per il quale noi ci siamo messi seriamente e abbiamo fatto come fulcro del nostro essere, va bene, la partecipazione. Allora, do due dati
per far capire. Allora, in primis, il problema idraulico nella nostra zona, noi stiamo parlando qui del comune di Venezia, ma anche dei comuni limitrofi, perché Marcon, perché se vogliamo andare anche da Marcon a Fiesso d'Artico, vediamo che lì siamo stati colpiti tutti. Nel comune di Venezia io avevo lo slogan prima del 2006, allagati da sempre. Eravamo 1800 famiglie che sistematicamente, non voglio esagerare, ma due volte all'anno, diciamo nel periodo primaverile e nel periodo autunnale, maggio rischio alto e settembre rischio alto, si andava sotto. Però questo fenomeno che viene da 20 anni, ed è 20-30 anni, ed è il, e lì non c'era il clima, c'era la cementificazione che iniziava ad avanzare. Una cementificazione che non ha mai tenuto conto dell'aspetto idraulico, fognature adeguate, in modo da poter tener conto di purtroppo dei fossi e dei canali che venivano tombati in maniera insufficiente. Si pensi che nel 2006, il 17 settembre 2006, è stato il primo grande allagamento della nostra zona, noi siamo andati sotto, cioè siamo stati allagati in 1800 famiglie. Già lì noi eravamo costituiti come comitato sempre in maniera collaborativa con sia il comune che con il consorzio, che con Veritas, che gestisce va bene le fognature. Tanto, e avevamo annunciato che se si continuava così, prima o dopo saremmo andati tanti di più. Ebbene, l'anno dopo, il 26-27 settembre del 2007, le famiglie allagate, senza contare le ditte, le società, sono state 6.500 famiglie che si sono trovate con l'acqua in casa, ma non poca. Diciamo che a livello di piano di campagna, vuol dire a livello di strada, in certe zone avevano l'acqua 80 centimetri, senza tener conto di tutti quei garage sottointerrati che sono nati in questi ultimi 10 anni. Ecco, qui una parentesi, io sì. Mi ricordo quando ho fatto le riprese della mattina del 2007, anzi era già sera, tardo pomeriggio, che tu eri proprio ancora sì. In mezzo all'allagamento, l'acqua arrivava proprio al tavolo di cucina. Esatto. Era giusto per precisare, preciso anche per chi ci sta seguendo, che siamo in diretta, siete collegati tramite Silence Web Network su Pianeta Oggi TV Online, sono le 17:15 in questo momento. Sì. Prego Fabrizio. Ecco, in effetti lì l'acqua quel giorno rimase, iniziò a entrare verso le 5-6 del mattino, dico a seconda le zone, e restò ferma fino alle 10:30-11 di sera, alle 22 di sera, tanto per dire poi quanto ne era stata accumulata e quanto insufficiente erano le idrovore, le pompe, perché ricordiamo che noi siamo sotto livello, praticamente siamo sotto livello del mare, in zona dove c'erano le barene, dove c'erano, ecco, i terreni erano di quel tipo, tanto di più che doveva essere tenuto conto dell'aspetto idraulico in grande dimenticato, cioè non c'era questa sensibilità che ha portato a 6.500 famiglie allagate nel 2007. Ebbene, da lì noi abbiamo continuato comunque come Comitato Allagati di Favaro a lavorare sulla partecipazione. Perché dico questo? Perché abbiamo visto che bene o male sensibilizzare a 360 gradi tutti i partiti, non abbiamo, ci siamo messi proprio con l'intento di prendere, ed era giusto, va bene, l'aspetto idraulico e voler parlare con tutti e voler coinvolgere tutti anche se l'aspetto era talmente grande che quasi quasi si rifiutavano di parlarne, perché vedevano la soluzione, e la soluzione non è ancora stata data perché è talmente grande il costo economico, i soldi non ci sono quasi più, che praticamente nessuno si sentiva quasi di dire vi diamo una mano. Noi abbiamo puntato dicendo
A noi basta che ci dai, va bene, e che ci dici che ci dai il contributo dell'1%, 1 più 1 fa 2, andando avanti così, siamo arrivati al 25% di sicurezza in più. E questo è il modo di fare del comitato. Non vogliamo tutto subito presto, perché sappiamo che è impossibile, e questo è stato promesso tante volte, e abbiamo toccato con mano. Ecco perché ci siamo, abbiamo avuto nel nostro interno delle colonne portanti che erano, va bene, la cultura. Ecco che assieme a noi ci sono dei professori che fanno parte, e lo faccio parte anch'io, di associazioni culturali, dove abbiamo capito che solo ricostruendo la cultura, va bene, certo, potremo ottenere dei risultati. Perché in questo caso non volevamo più nemmeno sentir parlare di promesse, volevamo coinvolgere con uno, non con l'80, con 100, con 1% di lavori fatti e visti. Non volevamo tempi e altre cose, volevamo solo cominciare a lavorare. Ecco, possiamo spiegare ai nostri telespettatori quanto sono importanti i fossi? Ecco, perché molte volte, esatto, vedo alcuni fossati coperti, altri semicoperti, sì, ci vede proprio un degrado, ma questo dappertutto, non solamente, sì, qua nel veneziano. Anzi, penso che qui nel veneziano qualcosa sia stato fatto, anche grazie anche poi al commissario straordinario qualche anno fa. Esatto, ti ringrazio, perché questo è uno degli argomenti importantissimi. Sembra, quando uno parla di fossi, sembra che parla di una cosa vecchia, obsoleta, oramai no, come se fosse una cosa superata, esatto, no, che invece non è così, non è così. Perché intanto io colgo l'occasione per ricordare ai telespettatori che siamo in diretta, sono le 10:18 tramite le frequenze online di web, di Sites Web Network, in collegamento con lo studio di Pinecologi online. Prego Fabrizio. E mi ricollego ai fossi, perché in realtà sono i fossi che ci salvavano da grossi allagamenti. Perché se vado e se ricordo bene, ci sarà un libro che verrà presentato, e poi ne parleremo di questo incontro che ci sarà, ma tre incontri che ci sarà a marzo. Ma parlo dei fossi, se leggo un attimo due punti del libro, dove diceva: le alluvioni in terraferma, che fin dall'Ottocento coinvolgevano ampie zone della terraferma veneziana, sono un fenomeno conosciuto. Sì, lo conoscevamo tutti, ma i fossi comunque li abbiamo otturati, li abbiamo, non abbiamo creduto. Dobbiamo ricrederci, dobbiamo salvare quei fossi che abbiamo ancora attorno alle nostre urbanizzazioni. Voglio essere così, non voglio far politica, ma dire che sono state cementificazioni barbare è il minimo che si possa dire, a 360 gradi, senza coinvolgere né uno né l'altro. Tutti si sono accaniti, va bene, e tutti si sono impegnati per far sparire questi fossi, senza purtroppo tener conto che i fossi avevano un vantaggio enorme, che avevano delle dimensioni che si lasciavano riempire in maniera proporzionale a quanto era la passione, il temporale o il momento, va bene, di idraulico in quel periodo. Adesso tanti fossi sono spariti e sono stati intubati e fanno parte del nostro territorio come cementificazione. Noi stiamo lavorando, e poi parleremo un attimo quali sono le nostre, va bene, idee, perché i fossi, quei fossi che ancora possiamo vedere, vengano, si dice, ricalibrati, vuol dire vengono riportati alle dimensioni effettive, e non si continui a tombarli o a scatolarli, a seconda se il tubo è rotondo o è quadrato, ma in ogni caso non si continui quella devastazione che c'è stata, va bene, negli ultimi 30 anni. Allora, per noi la prima cosa è riutilizzare, ricalibrare, riportare quei fossati nel suo originario aspetto. Questo ci permetterà, e permetterà anche il consorzio di bonifica, di poter gestire meglio
quelli che saranno gli eventi, perché un altro problema che si era posto era che ora la meteorologia ci dice quando avremo, e vediamo che azzeccano di molto, quando avremo l'evento di precipitazione molto molto importante, l'acquazzone, oramai viene quasi previsto. Ecco che un'altra cosa che è stata molto importante in questi ultimi anni di sensibilizzazione è stata la prevenzione, cioè capire 2-3 giorni prima e preparare, diciamo, tutto l'aspetto idraulico, canali, fiumi, e purtroppo i fossi qui sono tutti non più in rete, vuol dire scollegati tra loro. Questo che chiediamo è ricollegare i fossi in modo che costruiscano di nuovo quella rete idraulica, che non è altro, come noi abbiamo i vasi, le vene principali che sono i fiumi, abbiamo le orte che sono i canali, abbiamo anche i capillari che sono i fossati nel nostro corpo umano. È tutto simile nell'universo. Esattamente. Noi dobbiamo ricostruire quei capillari, perché se non ricostruiremo quei capillari che abbiamo ancora la fortuna di avere nel nostro territorio, che poi è anche un verde che ci rimane, è anche l'ambiente, è anche comunque salvataggio per gli animali e per quel tipo di per la fauna e la flora, ecco. Allora dovremmo ricostruire tutta quella rete dei fossati. Ecco, diciamo che al centro culturale Candiani si parlerà di tutto questo. Vi ricordo anche gli appuntamenti: il 9, 13, 20 di marzo 2013, il centro culturale Candiani in Mestre, in sala seminariale al primo piano. Dunque, possiamo un attimino così in conclusione dire cosa è stato fatto fino adesso, dopo l'alluvione del 2007, Fabrizio? Sì, io, se mi lasci un minuto, devo anche dire che è storia Mestre, che tanto Storia Mestre, che è centro documentazione della città contemporanea. Sì, è importante ricordare. Devo dirlo, perché sì, è un'associazione che per noi... Parliamo anche un attimo di Storia Mestre, spendiamo anche minuti in più perché merita. Sì, merita. È un'associazione molto importante. Perché questa associazione culturale, va bene, con la sua storia, con il voler vedere cosa sta capitando, poi ti dico anche i vari appuntamenti, ha dato veramente una mano a noi comitati alla gara. L'ha dato con la cultura, con la partecipazione, con l'informazione, quello che stiamo facendo noi qui in questo momento. E la partecipazione vuol dire che dobbiamo partecipare tutti, io come rappresentante dei miei allagatti, lavorando in questa missione che mi sono preso. Anche se essendo allagato sono in primis in conflitto di interesse, no, non è vero, io sto lavorando anche per i prossimi allagati che non dovranno esserci, perché da 1800 dopo un anno eravamo passati in 6500, questi 6500 sanno cosa vuol dire un allagamento, e quando piove sanno quanta fobia c'è in loro. Allora, ritornando, dico grazie Associazione Storia Mestre, grazie cultura, perché con la cultura abbiamo già fatto molto di più di quello che potevano essere quegli aspetti purtroppo economici, che non ci faranno fare velocemente ciò che serve. Ecco perché torniamo ai fossati, ai canali e ai fiumi: quelli che ci sono devono essere puliti, manutentati, e devono cercare di portare più acqua abbastanza velocemente fuori dagli abitati. Anche perché poi succede una cosa strana, no? Cioè, sì, con tutte le cimitificazioni l'acqua di fatto non arrivava più nel ritrovere, e questo, esatto, è un po' comico, ma però vale la pena dirlo, diciamo, perché l'acqua andava a sfogarsi nei vari quartieri, sì, cittadini. Esatto. Ecco perché questo stava a dimostrare che la rete non è ben collegata. Esatto. Quindi alle dove i tecnici domandavano: ma che succede? Per non parlare poi anche tutta la sporcizia che hanno buttato nei fossati, diceva un tecnico di una idrovora qui
vicino che una volta hanno dovuto tirare su un motorino addirittura perché bloccava, istruiva l'idraulica stessa. Quindi ecco, voglio dire, un attimo anche di attenzione, durante il tempo della serenissima, guai chi buttava qualcosa di anomalo dentro, espropriava, addirittura espropriava il terreno, era una cultura serissima su questo, erano dei punti che non si poteva sgarare. E ritornando, diciamo, sì, hai detto una cosa giusta, nel senso che il fossato questi ultimi 20-30 anni l'avete visto, sì. Ognuno di voi ha visto come è stato maltrattato. Qui non sto parlando di pubblico e privato, qui sto parlando di tutti noi, perché abbiamo visto di tutto, alberi crescere in mezzo ai fossi, abbiamo visto i famosi rovinassi, abbiamo visto televisori, abbiamo visto di tutto e di più, pertanto bisognava costruire questa cultura. Sì, proprio rifiuti, insomma. Ritorno, la cultura, storia maestra, ci ha dato una mano ed ecco che, devo dire, per far partecipazione di questi tre incontri che noi avremo, seminari, sono a marzo, al Centro Culturale Mestre, nella sala seminariale del primo piano. Storia Mestre organizza assieme, diciamo, al Centro Culturale tre incontri su fiumi, fossi e canali, per noi importantissimo, un argomento che tiene alta, diciamo, l'aspetto idraulico dell'emergenza che siamo, e voi lo vedete tutti dai mezzi di comunicazione quanto ci sia da fare in Italia, dalla Sicilia anche comunque a Bolzano, che lì comunque hanno una serietà maggiore in ogni caso, perché forse la natura la toccano con mano più spesso di quello che abbiamo fatto noi. Ecco, allora, ritornando, avremo sabato 9 marzo 2013, dalle 16.30 alle 19.30 avremo il primo, diciamo, incontro, un seminario che parlerà di opere idrauliche utili e dannose. Ecco, qui vedremo varie cose e ci sarà chi parlerà di fossati, che sarò io, dove aver recuperato un fossato, per esempio, di 70 metri di lunghezza, che è diventato un bypass, ha creato con soli 6.000 euro, non 6 milioni di euro, il 33% di sicurezza in più per Favaro. Allora, dico, vedete che l'importanza di tenersi cari questi fossati. Poi, mercoledì 13 ci sarà il secondo seminario, inizierà alle 17.30, sempre al Candiani, e fino alle 19.30 si parlerà di alluvioni, di ciò che è stato, va bene, e di ciò che purtroppo vediamo continuare, perché con Catania abbiamo visto l'ultimo evento, però Vicenza, però le Cinque Terre, ma ne abbiamo finché vogliamo, perché sono delle costanti che hanno dimostrato che, bene o male, la nostra Italia è stata molto unita in questi ultimi 30 anni nel devastare, e lì c'è stato veramente da sud a nord un uguale impegno per far sì che ci facessimo del male veramente fortemente. Il terzo incontro sarà mercoledì 20 marzo, sempre dalle 17.30 alle 19.30 al Candiani, e parlerà di canali artificiali compiuti e incompiuti. Ecco, ci sono anche incompiuti. Sì, perché si vedono delle opportunità enormi, e qui ci sarà, va bene, allora faccio, qui ci sarà appunto una discussione su praticamente l'idrovia Venezia-Padova, che è compiuta per quanto riguarda lo scavo, è incompiuta per il senso che aveva, perché aveva un senso di idrovia, ma c'è chi esperto, stiamo parlando che saranno, parteciperanno a questi tre incontri, va bene, personalità importantissime, parlo del commissario, parlo di Dal Paos, parlo di gente che sono luminari anche in Italia, di quanto sia importante l'aspetto idraulico. Ecco, questo è
quello che io continuo a ringraziare veramente l'emittente e tutti coloro che ci danno spazio, perché solo partecipando così, e anche voi ascoltatori partecipando, potremo recuperare sia l'aspetto idraulico, ma tutti gli altri aspetti che, se guardiamo nella vita, hanno fatto la stessa fine. Cioè, siamo stati allagati in tutto. Dobbiamo ricostruire tante cose, cioè partecipando. Bene, grazie. Siamo alle ore 10:31. Minuti, qui in diretta da Pianeta OGT Online, in collegamento, anzi grazie al collegamento di Science Web Network.